Salve a tutti e benvenuti finalmente su PC. Sentivo già casino appena sono entrato in sessione, ma a quanto pare qua non c'è nessuno. Ah, giustamente perché il garage è al centro della mappa e quindi io prima fisicamente mi trovavo al centro della mappa per quello che sentivo casino. Cioè, praticamente il garage si trova, almeno il mio, si trova più o meno al centro della mappa, sottoterra, un po' sottoterra. Quindi ogni tanto si sentono per esempio carri armati, vabbè, roba così. Comunque, dicevo, finalmente siamo su PC. Entriamo a forza in culo con stile. Ecco, mica tanto con stile, atterrando sulla portiera. Niente, andiamo subito, vediamo quante persone. 26 persone, c'è anche un membro della crew. Quindi andiamo subito a far casino. Non parlano neanche in italiano, cioè praticamente c'è uno che sta chiedendo di entrare nella sua rapina, proprio no. Proprio no, zitto! C'è una cosa che mi dà fastidio, che i personaggi... Eh sì, i personaggi, i giocatori a una certa distanza non si vedono sul radar. Comunque, là c'è un insurgent, quindi prima distruggiamo quell'insurgent. Original of GTA 5. Aspetta, no, ok. Ma no, perché se era uno della crew degli original, guarda, gli stringevo la mano proprio. Vieni qua. Prima o poi esploderai. Oh, eccolo qui, è esploso. Bene, 16.875 dollari di danni. E mi arriva il messaggio pure dell'antisportività. Andiamo a controllare prima di tutto. No, giocatore sospetto! Sì, ho rischiato di brutto di diventare antisportivo. Ok, allora ci rivediamo quando non sarò più cioè, quando non sarò più giocatore sospetto. Perché, mamma mia, ho rischiato di brutto. Che cos'è che mi è esploso qui? Come potete vedere, sono tornato giocatore onesto, per cui possiamo tornare a rompere le scatole in giro. Incarico completato, rubo un veicolo militare dalla base. Ma guarda, mi sento fierissimo di averlo fatto, guarda. Vieni qua. Ma cosa vuoi fare con la minigun dell'Annihilator? Sì, ma convinto, eh. Dead Space Best. Vieni qua. Sì. Guarda, guardalo. Ho visto la fiamma. Ho visto la fiamma. E ora. Ciao ciao. Vediamo di prendere anche questo. Merda. Sono proprio demente allora, eh. A parte che i pali non si vedono manco per il cazzo proprio. Ok, allora. Mouse. Perché qui se no ci fanno un culo largo. Eccolo lì. No. Dov'è? Vediamo. Ah, eccolo qui. Se mi ha convinto di colpirmi attraverso sto robo, eh? Non sembra tanto scarso perché usa la modalità furtiva. Merda, il C4. Forse non noti che sono coperto. È bravo questo, eh? Però non lo è abbastanza, mi sa. No, mi dispiace, amico. Ok. No, e dai, mi spara quello da dietro. Ok, uno è andato. Ok, uno è andato. E dai, ma quello lì quanto se la campera, Cristo. Ah sì, vuoi andartene con l'elicottero? Col cazzo proprio, vieni qua. Vieni qua. Ciao ciao. Haha, doppietta. Volevi scappare. Guardali, guardali, guardali. Ti piacerebbe abbattermi, invece sono in modalità passiva. Abbattimi ora. C'è col mitra proprio. Convinto. C'è convinto col mitra. Serve la vita. Merda. Cos'è arrivato quello con l'idra? Ah no, un laser. Adesso vi insegno la tecnica del bastardo. Allora, la tecnica del bastardo consiste nel rimanere in modalità passiva sul laser. Andare contro quello
quell'altro che ha laser. Dopodiché si inizia a girare in aria come in un normale dogfight, solo che si rimane in modalità passiva. Quando vediamo che stiamo dietro all'altro giocatore, gli spariamo. Adesso vediamo subito una prova pratica. Guardalo. Ok. Allora, rimaniamo in modalità passiva, vediamo che fa. Bene, ora siamo in una situazione favorevole. Dove vai? Siamo in una situazione favorevole, quindi togliamo la modalità passiva e gli facciamo una bella sorpresina. 1, 0. Ciao. Adesso c'era un altro che stava prendendo il laser. Eccolo lì, l'ha preso, infatti. Adesso la tecnica del bastardo non possiamo più usarla, come potete vedere. Per cui andiamo ad ammazzarlo nel modo classico. Mi metto così. Si è buttato. Perché si è buttato? E dai. Dove sei? Non lo vedo però. È troppo piccolo ed è buio. Non... Eccolo qui! Ha aperto il paracadute. Beh, adesso è in acqua sicuramente. No, eccolo qui. Prima che cada in acqua. Prima che cada in acqua. Eh no, è già caduto. Ok. Vabbè, lo cecchino allora a sto punto. Boh. Andiamo a cecchinarlo. Atterraggio non proprio dei migliori, ma. Ma che ci vuoi fare? Oh, ma guarda. Sei morto, che strano. Vabbè, il caccia ancora funziona. Però forse è meglio non prenderlo perché non capisco dove sia perché è troppo lontano. So perché a volte i giocatori si vedono da lontanissimo, a volte no. Ok, preso. No, troppo lontano. Preso in pieno. Morse Mutual. How can I be of service? Non ho le mine, non ho le granate. Ah sì, non ho le granate. Non ho il C4, non ho una sega. Mi dispiace, ma. Se vai dentro al negozio e non sei in modalità passiva. Sta venendo in qua o sbaglio? Una taglia. Ah, convinto, eh! Vabbè, contento tu. Aspetta, chi è che me l'ha piazzata però? Nesquik. Nesquik, vieni qua, Nesquik. Nesquik. Ti mangio colazione proprio. Vieni qua. Così impari a piazzarmi la taglia. Non posso neanche mettermi in passiva quando la taglia. E abbandona la sessione. Dai su. Vado a farmi ammazzare da questo. Ed è in modalità passiva. E dai, uccidimi. Che palle. Dai, uccidimi, forza, uccidimi. No, proprio se ne va, mi uccidi? Dai, su, sta cercando di spararmi, ma... Oh, grazie signore. C'è uno che si sta avvicinando. Direi di piazzargli una mina di prossimità, guarda. Vediamo se lo prendo, vediamo se lo prendo. Dai. No, non l'ho preso, ok. Questo qua è Los Santos Customs. Vorrei fargli una sorpresa per quando esce. Allora, c'è una bella cosa. Mettiamo una. Tanto da una delle due parti deve passare. Quindi mettiamo una mina di prossimità qui. E prima mi sposto. E una mina di prossimità lì. Tanto deve passare in uno dei due punti. Per cui prima o poi esploderà. Uno è uscito. Vediamo. Vediamo. No, l'ha evitata.
evitata. Hai capito, sto stronzo. Ok, questo l'ho preso. Questo lo prendo. Ah! No! Era salito in auto! Bestia, vieni qua! Vieni qua! Madonna! È il mio veicolo personale. Quando mai ha distrutto il mio veicolo personale? Ah no! Io! Ah, con la mina! Con la mina! Direi che è il momento giusto per disattivare la modalità passiva e fargli una bella sorpresa. Vediamo, vabbè, lievita di sicuro. Ciao ciao! Ah, l'ho preso alla cieca. Non so perché, ma su PC i razzi si vedono molto meno. Però in compenso si vedono di più i giocatori. Però, boh, io preferivo vedere i razzi, sinceramente. Come su Old Gen, magari, che si vedono molto bene lì. Si vede che mi ha preso. No, da davanti può avermi preso. L'unico modo. Mi ha fatto saltare in aria. No, non mi ha fatto saltare in aria. Mi sono buttato io per terra. Vabbè ragazzi, direi che per questo video è tutto e noi ci rivediamo alla prossima.